La cosa che è mancata di più è stata l'intensità, però guardate con che precisione c'è questo 4-3-3 che c'erano tanti giocatori in aria in quel momento. Che però qui pecca un po' di presunzione. Ciao amici di Napolità, sono triste sono al di là di come ha giocato il Napoli. Però è l'ultima analisi tattica della stagione. Una stagione che, eh, meno male, che si è chiusa perché si sono viste tante problematiche in questo gioco. Abbiamo analizzato tre allenatori. Ma prima di iniziare voglio ringraziare tutti gli abbonati ed invitare a tutti quelli che stanno passando ora su questo video ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella delle notifiche e lasciare un like a questo video che per noi è fondamentale, lo sapete. Ricordatevi il code in basso per l'app di Sofascore, un'applicazione dove troverete tutte le statistiche, tutti i numeri, tutto quello che volete sul calcio ma su tutti gli altri sport. È completamente gratuita e ricordatevi anche www www.napolita.it il nostro sito ufficiale dove troverete tutte le notizie in tempo reale sul Napoli ma anche il calciomercato perché eh, si sta per aprire il calciomercato e ci sono tante mosse ma le vedremo poi con calma ma torniamo alla partita l'ultima Napoli-Lecce, finita 0-0, una partita che non ci ha dato tanto, però io oggi vi voglio far vedere alcune azioni simpatiche, una prima imbarcata del Napoli che dopo 7 minuti già rischia di prendere gol e poi vi voglio dire una cosa, andatevi a recuperare tutte le analisi tattiche, per chi eh, segue sempre i miei contenuti, eh, le ha credo già viste tutte, però andateci a dare un'occhiata soprattutto in questo periodo dove avete più tempo, anche se io non vi lascio perché durante la sosta prima di iniziare ovviamente con il nuovo allenatore dove andiamo a fare degli approfondimenti ovviamente precisi vi porterò dei contenuti molto molto interessanti sul nuovo allenatore sarà Conte non si sa ancora ufficialmente però andiamo a fare anche delle analisi su altre squadre che mi sono piaciute e non poco tipo si parla di Enzo Maresca come nuovo allenatore del Chelsea in qualche contenuto ve l'ho fatta vedere qualche cosa dell'Eister di eh, Enzo Maresca quindi se andate a recuperare le analisi tattiche. Alla fine mi potete scrivere nei commenti di questo video, ma anche di qualche altro video, eh, qual è stata la partita che vi è piaciuta di più e qual è quella che vi è piaciuta di meno, anche se di meno sicuramente ne saranno tante, ma comunque iniziamo con questo Napoli Lecce, partita dove eh, la cosa che è mancata di più è stata l'intensità e soprattutto la voglia di andare a vincerla questa partita. Il Lecce dopo un primo tempo abbastanza attento nella ripresa ha lasciato veramente tutto il campo al Napoli che eh, Fa sostituzioni appena inizia il secondo tempo, una cosa strana per Calzona, ma continua a fare ruolo su ruolo. A differenza delle altre partite, delle ultime partite, anche in fase di non possesso il Napoli non è stato abbastanza compatto e lo possiamo vedere subito dopo sette minuti, perché guardate con quanta facilità il Lecce, in, con un passaggio in verticale, trova la linea di passaggio. Qui Ostigard molto lontano dal suo riferimento e qui vedete in tre passaggi come con Ndorgu, Arriva al tiro il lecce e eh, prende il palo perché vi voglio sottolineare questa cosa: perché nelle ultime gare avevamo visto una compattezza eh, importante, il Napoli iniziava ad assorbire un po' come fanno tutti i mister di, di quest'anno. Per esempio, Farioli eh, difende 4-5-1, ma lo stesso Tiago Motta, il suo marchio di fabbrica di quest'anno è proprio l'assorbimento blocco basso in 4-5-1 per creare molta densità al centro ed evitare questi tagli in verticale perché ormai tutte le squadre. Grazie sono molto propositive e cercano sempre questo gioco in verticale perché l'ordine che non abbiamo visto in fase di non possesso poi l'abbiamo visto forse maniacale in fase di possesso perché possiamo vedere questa azione bella del Napoli di, di Lorenzo però guardate con che precisione c'è questo 4-3-3 con Simeone che viene tra le linee qui è un ottimo scambio di, di Lorenzo prima con Anghissè e poi con l'Obotka e c'è poi l'apertura in pieno scan per Quaraschelia che poi qui eh, prova il tiro ma viene rimpallato per farvi capire che il Napoli alla fine è Stato ordinato, però con una manovra eh, che è, è molto prevedibile perché Lecce, ripeto, nel primo tempo ha fatto normale amministrazione, si è difesa bene e poi è ripartita quando voleva. Per esempio, il primo video che vi ho fatto vedere è proprio emblematico: no? come eh, appena si è alzato un po' il livello e si è cercata una palla in verticale. Il Napoli si è fatto trovare impreparato. Poi, nel secondo tempo è praticamente cambiata la musica, ma non il sistema di gioco perché Calzona fa il Cambi, però sempre ruolo su ruolo perché inizia con Simeone. Prima punta e Politano a destra. Inizio del secondo tempo entrano Raspadori come prima punta, e a destra entra Ngong, che Subito si mette in mostra. Vedete come subito il giocatore eh, fa il primo tiro? Qui c'è una buona parata di Falcone. Anche qui possiamo vedere la traversa qui un buono spunto. Con il sinistro rientra e poi con la finta, con l'attacco e va col destro questo ragazzo secondo me poteva essere adoperato tante volte in più e secondo me in qualche partita poteva incidere e non poco perché vedete quanto è bravo soprattutto a crearsi lo spazio parliamo sempre però purtroppo ragazzi di giocate individuali quindi cose che a me non è che piacciono tanto però secondo me poteva e meritava lo spazio qui invece c'è un'altra azione importante dove Caius si fa vedere bene al limite dell'area arriva nell'area di rigore e prova questo tiro che va a finire sul palo. questa ve la faccio vedere anche questa azione perché al di là che era un momento dove il Napoli stava cercando di portare a casa la partita è buono il posizionamento di Cajuste e anche c'erano tanti giocatori in aria in quel momento. Dobbiamo anche dire che eh, quello che ho detto all'inizio del video, più che i tatticismi e più che il posizionamento, ci è mancata un po' di voglia in questa partita. Qua invece andiamo a vedere un'altra azione, iniziamo a vedere Kvaraskelia, perché qui è il primo tiro al 51 ⁇ esimo e Kvaraskelia tira mm, buono lo stop, però non tanto il tiro un po' frettoloso e non preciso e qua invece andiamo a vedere la voglia del georgiano di andare a recuperare guardate che corsa che fa è l'unico che realmente insieme a lo lo Botca un po' tutta la stagione ma anche qua a Raschelia però in questa partita eh, c'è stato molto anche in fase di recupero palla vedete qui che grande corsa che fa e va a cercare di recuperare il pallone però qui c'è stata un'azione al 56 quando lui recupera un buon pallone guardate come sono tutti fermi al centro non riescono a dargli una mano e questo è simbolo ancora di poca voglia di attacco alla porta, perché qua qua Raschella si libera bene lui questa azione la fa spesso e in questa situazione vediamo come i giocatori del Napoli non vanno ad attaccare l'area velocemente in modo feroce, visto che questa partita tu in quel momento la dovevi vincere perché mentre si giocava a Napoli l'Atalanta stava massacrando il Torino e quindi con questa vittoria almeno potevi ti fare per la Fiorentina per cercare la Conference League. Qui eh, un'altra azione di Quaraschella che prende palla, qui benissimo il dribbling, però qui pecca un po' di presunzione perché lì non si fa, mai il pallonetto, il portiere ti ha chiuso Tutta la porta e secondo me deve andare forte o col sinistro o col destro. Lui può tirare con entrambi i piedi. Infatti, qui prova questo pallonetto di sinistro e la palla è gestita bene da Falcone. Poi Uh, si prova a ribattere in porta ma non riusciamo mai a fare gol in questa partita proprio perché uh, anche l'atteggiamento degli attaccanti qui qua Raschera fa un ottimo movimento che lui ha nelle corde però sempre l'ultima uh, azione quindi la finalizzazione è mancata tanto al Georgiano mi ricordo tantissime partite una che ricordavo per esempio oggi alla radio era proprio quella contro il Milan che il Napoli va uh, al fine primo tempo sotto di due gol e all'epoca c'era Garcia che nel secondo tempo inserisce un sottopunto e Quaraschelia dopo, dopo che si è arrivati al pareggio, Quaraschelia all'ultimo minuto sbaglia un gol quasi come questo davanti alla porta e non va a tirare con la massima. Concentrazione, andiamo poi a chiudere ragazzi con quest'ultima azione perché qui Raspatori prende una bella palla eh, che viene rimpallata e c'è questo tiro, veramente eh, morbido, senza mordente. In questo caso, lui non poteva fare niente, aveva tutte le linee di passaggio chiuse. E questa, con questo tiro e con questa azione, finisce la stagione del Napoli. Cosa dire? Eh, io ho cercato di tirar fuori. Uh, un po' le, le cose positive, come avete visto, vi ho fatto vedere tante azioni. Quello perché il Napoli, nonostante lo 0-0, qualcosa hanno fatto, però uh, vi ripeto, tutte giocate estemporanee, tutte giocate individuali, è un po' quello che abbiamo visto tutta la stagione. Il Napoli è stato coerente, finisce questa partita con la stessa intensità che ha approcciato a tutte le partite, vi ho fatto vedere anche con quanta facilità viene bucato il Napoli tra virgolette e se dobbiamo analizzare eh, l'ordine c'è stato con Calzona, ma secondo me in questa fase finale della stagione c'era bisogno di tutto tranne che dell'ordine, perché poi anche quando si è messo 4-2-3-1 perché poi alla fine quando entra Victor Osimian il Napoli passa al 4-2-3-1, però come avete visto lo sviluppo è sempre lento perché anche il pallone girava molto molto lentamente e qui Lecce ti aveva concesso assolutamente tutto quello che volevi fare, perché soprattutto nel secondo tempo non c'era tantissima pressione da parte degli uomini di Gotti, ovviamente loro eh, difendevano con densità centrale, quindi avevi bisogno di sfruttare l'ampiezza, però non c'è stata quella scintilla. La cosa che possiamo sottolineare è ehm, la partita di Ngong che, ripeto, secondo me poteva trovare molto più spazio e anche quella di Cajust che non è ancora eh, molto, come posso dire, molto preciso nelle sue giocate, però ha delle caratteristiche che secondo me possono essere sfruttate. È un giocatore che è inserito, secondo me, eh, tra i centrocampisti nel calcio moderno perché sono giocatori soprattutto eh, bravi nel primo controllo, cercano sempre di... Eh, fare questa finta di fare questo, eh, questo stopp a seguire che può mettere in difficoltà l'avversario e poi sulla fisicità è proprio il centrocampista che può fare questo lavoro box to box però dobbiamo dire che quest'anno è stato adoperato poco e ahimè è stato adoperato male ragazzi per chiudere eh, diciamo eh, questa stagione possiamo dire che abbiamo analizzato tre allenatori Garcia ha iniziato abbastanza bene però era un po' la scia del Napoli che veniva eh, dalla alla perfezione di Luciano Spalletti, quindi le prime partite è, eh, è andato un po' di rendita, possiamo dire la verità, poi ha iniziato ad avere delle problematiche importanti che si vedevano proprio ad occhio nudo senza andare neanche a analizzare le partite. Qualche volta ha recuperato il risultato passando dal 4-3-3, che poi era il marchio di fabbrica spallettiano, eh, passando al 4-2-3-1, però perdendo spesso tantissimo equilibrio, perché poi quando vai a fare un sistema di gioco per 4-2-3-1, c'è bisogno di avere una squadra compatta. Ricordiamo no, le tantissime distanze tra i reparti che portavano la squadra di Garzi a prendere tantissime imbarcate. C'è la partita, per esempio, contro la Lazio, che è finita eh, con solo due gol della squadra di Sarri, però ricordiamo che ci sono due gol annullati fuori gioco oppure quella imbarcata tremenda contro la Fiorentina di Italiano che è stata bravissima a trovare sempre le giocate in verticale lì c'era un Napoli veramente con pochissimo equilibrio eh, per quanto riguarda invece la fase offensiva non era male di quella di Garcia perché si sfruttava abbastanza bene il potenziale che ha il Napoli poi è arrivato Mazzari Mazzari che invece aveva un solo ed unico scopo quello di non prendere gol però era diventato un Napoli che non riusciva a fare più un tiro in porta emblematico lo 0-0 eh, di eh, Roma contro la Lazio, eh, ma ci sono anche altre partite dove il Napoli realmente eh, pensava solo a difendere, ma nonostante questo non lo faceva neanche nel modo corretto. Mi ricordo come se fosse ieri il gol preso a Milano contro il Milan con un taglio in verticale di Teo Hernandez, una giocata leggibilissima che il Milan fa ad ogni partita che gli uomini di Mazzarri in quel momento non riuscirono a disinnescare, quindi anche quel ciclo Mazzarri non è stato um, molto produttivo e ha portato anche a subire tanti gol e poi arriva Ciccio Calzona ho parlato proprio in questo video di quello che secondo me è uscito fuori, l'ordine soprattutto in fase di possesso, però un ordine molto sterile. Perché eh, il pallone non viaggiava mai velocemente, ehm, si è provato dopo eh, un primo approccio con un Napoli che ancora aveva tanti problemi. Il mister parla di eh, non annusare il pericolo, un po' sembra una frase gattusiana, però non c'era la percezione del pericolo di questa squadra. E dopo qualche partita ha deciso di mettersi con questo blocco 4-5-1. E il Napoli, onestamente, in alcune partite si è difeso pure abbastanza bene. Mi ricordo la partita contro la Roma oppure quella contro la Fiorentina però possiamo dire che il suo ordine maniacale ha portato il Napoli ad avere un freno che eh, lo ha fatto diventare il peggiore per media punti dei tre 1.21 per Ciccio Calzona ragazzi mettiamoci una pietra sopra a questa stagione speriamo di fare delle analisi diverse con il prossimo allenatore e vi assicuro che non vi lascio assolutamente anzi iniziamo a fare un approfondimento veramente importante appena abbiamo il tweet del nuovo mister ma ripeto durante questa sosta andremo ad analizzare anche altri allenatori mi piacerebbe portarvi qualche contenuto per esempio su Xabi Alonso sullo stesso Enzo Marisca ma possiamo anche andare a vedere qualcosa di Fariolio magari qualcosa che volete voi se volete scrivetemi nei commenti qualche allenatore che volete che io possa analizzare magari vi faccio vedere anche qualche azione di, eh, di, di alcune partite possiamo andare a parlare proprio del suo modo di giocare così eh, recuperiamo un po di tempo anche se appena arriva il nuovo mister del Napoli ci abbiamo tantissime cose da dire ragazzi io vi saluto perché è arrivato fino a qui è qua secondo me il momento ragazzi di rispolverare un, uh, un simbolo che ora è, secondo me, fondamentale. È il cuore azzurro perché, perché questa stagione è andata, male, è andata male. Noi siamo tifosi identitari, siamo innamorati del Napoli. Quindi è ora è il momento che ci vuole un cuore azzurro e ci vuole anche la speranza di prendere l'allenatore giusto e soprattutto di tenere nella rosa i calciatori che vogliono ripartire a bomba per creare un Napoli fortissimo proprio come ha detto Aurelio De Laurentiis quindi mi raccomando mettete il cuore azzurro nei commenti e io vi rispondo con un cuore azzurro, ok? un bacio e un abbraccio da Sasà ragazzi sempre forza Napoli, vi voglio bene e fate sempre le vostre procedure mettete like, ricordatevi la campanella delle notifiche e seguite tutti i social di Napolità perché così vi teniamo aggiornati 24 ore su 24, ciao!